Let's go! Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo Let's Play! Siamo su Mario & Luigi Superstar Saga più Scagnozzi di Bowser. Ebbene sì, come annunciato quasi un mese fa, ho deciso di portare la saga di Mario & Luigi RPG completa. Quindi tutti e cinque i giochi più quello che uscirà a novembre, ovvero Fraternauti alla carica. E cominciamo proprio con Mario & Luigi Superstar Saga. Ovviamente giocherò al remake, quello originale l'ho giocato, non mi ricordo assolutamente nulla, però vediamo come va. La Fagiolandia, ecco un ambasciatore di pace. Auspico il bene del regno dei funghi e amicizia con Fagiolandia. Ecco il dono della regina Fagiolona. Situazione di emergenza! Hai sentito il telegiornale? Mario! Oh, eccomi qui. Se non avete visto il video dove annunciavo la serie, ho detto che non parlerò di continuo come faccio negli altri Let's Play, parlerò molto di meno. Però, vabbè, giusto perché all'inizio un po' di più parlo, ma tanto per, eh. Di qua si sente canticchiare. Ah! Ha visto un fungo che non doveva vedere. Principessa Peach! La principessa Peach! Un attacco alle spalle, tipico di voi due fratelli codardelli! E ora noi! Let's go! Io adoro l'umorismo che c'è in questa serie di videogiochi. Gli RPG di Mario e Luigi sono i più divertenti che ci possano essere, anche a livello di gameplay. A meno che non vi piacciono i platform, certo. Mario, ora di combattere! Per favore sconfiggi Bowser come fai di solito, ok? Tranquillo, ormai è routine. E mi raccomando, non stare a consultare la guida se vuoi rinfrescarti la memoria. Mario, premia per saltare, anche se probabilmente già lo sapevi. E vai, sapevo che ce l'avresti fatta. Ehi, un attimo, non è tempo per lottare, anche se avrei vinto. Sentite, è successa una cosa terribile. Poco fa è giunto dal vicino regno di Fagiolandia un ambasciatore di pace. Ma non era una visita amichevole. Costui ha rubato la voce della principessa Peach. Cioè, l'ha trasformata in un ringhio terribile.
Se rapisse la principessa Peach adesso mi distruggerebbe il castello. Mario, facciamo qualcosa. Mario, va a recuperare la bella voce della principessa. Il ladro è arrivato dal regno di Fangiolandia. Forse lì potrei scoprire qualcosa. Ah, sì, andiamo a catturare Furfante e recuperare la voce. Poi potrò di nuovo rapire Peach. Con il tartaplano voleremo nel regno di Fangiolandia. Mario, prepariamoci a partire. Parti per una nuova avventura? Spero solo che non ti sia rammorito per il troppo ozio. Riposa un po' in questa piazza e ti sentirai subito meglio. Parla un po' con tutti, magari imparerai qualcosa. Parliamo con te per primo, dai. Bowser si è andato di corsa da un'altra uscita, ok? Ehi Mario, anche oggi baffi spettinati, non è vero? Fammi vedere uno dei tuoi salti. Bello! Mario, sei l'unico che sa fare questi salti. Eh già, come me nessuno. Ok, fungo, bene. Oh no, che strano, ho perso una cosa importante. Mi aiuto a cercarla? Ok. L'ho persa camminando fin qui. Cerca qui intorno. Oh, ok. Trovata. Che cos'era? Ah, mi dà una ricompensa. Ok, grazie. Ciao Luigi! Mario! E sempre da parte del seno! Ho sono una parte, ho da parte te e torno tutto dal bandarsi stesso! Adoro! Stai prendendo la legna di Fangiolandia? Buona fortuna! Prima di partire devo che ti spi... No, grazie, non mi servono! Per fortuna so già tutto! Ho preso un fungo, grande! Oh, era tuo? Ok, eccotelo! Ok, meglio raga, perfetto. Non so se me l'avrebbe regalato anche se avessi scelto di non darglielo. Mario, ho perso gli altri sgherri di Bowser. E sono uscito a Bowser, dove se n'è andato, lo sai? Sta andando al regno di Fangiolandia. Allora, dove è andato? Di lì dovrebbe essere andato sopra. Grazie, ora c'è la durata, per cui devo sbrigarmi. Che strano. La voce di Peach è rovinata. La sua bella voce è ruggita. Sembra che il colpevole sia fuggito dal regno di Fangiolandia. Coraggioso come sempre, Mario, per risolvere la situazione, partirà per Fangiolandia. E come sempre, Luigi agirà nelle retrovie. Beh, ci vuole sempre qualcuno che controlla le retrovie, no? Ah, qui possiamo salvare, giusto? Il tartaplano di Bowser è fermo laggiù e sta per partire. Raggiungetelo appena siete pronti. Meglio usare prima l'album salvataggio. Ok, grazie. Torno proprio dal regno di Fangiolandia. Ho visto ilari montagne, ghignanti foresti e mari ridenti. Davvero un paese curioso. E ha registrato le sue avventure nell'album salvataggio. Signor Mario! Oh no, Toadsworth. Appena in tempo. Le ha preparato una valigia che l'accompagni nel lungo viaggio. Contiene molti strumenti e anche abiti di ricambio. Le sarà utile. Eccola, prenda. Hai ottenuto una valigia. Premendo Start può aprire la valigia dallo schermo menu. Potrà cambiarsi d'abito, sì, per i potenziamenti. Beh, dopo che si sarà imbarcato sul tartaplano potrà controllare tutto con comodo. Aspetti, devo darle un ultimo dono. Ecco, prenda queste. Oh, grazie. Signor Luigi, si sta dirigendo anche lei nel regno di Fangiolandia? Bye bye. Vuole solo salutare il signor Mario? Allora ci congederemo insieme. Signor Mario, la attenderò proprio di fronte al tartaplano. Ed ecco il menu che si controlla con lo schermo di sotto, ma ci interessa poco per il momento. Lo controlleremo più avanti. Perché non arrivano? Ma arriveranno. Eccolo! Dimmi Bowser! È tardi, dove sei stato? Partiamo, sbrigati, sali a bordo! Allora, che te ne pare? Incredibile, vero? Questa è la nostra nuova arma, il tartaplano! Molto bene, e ora le mie truppe... Truppe, alla durata! Bye bye.
Ehi, ma dove sono andati? Tu, non è che per caso vuoi rollarti degli sgarri di Bowser? Capisco, capisco. Vuoi che insista per portarti con me, vero? Sì, proprio tu. Ah, non fare mica complimenti. Credo che mi sarai di intralcio, ma ti porto comunque. Ehi, aspetta! Sospitatezza, Bowser! Ecco gli sgherri, sono finalmente arrivati! Ehi, Mario, imbecilletti, la durata è qui! Sgherri, in riga! E ora muoversi! Sono arrivati tutti! Allora inizia l'imbarco sul tartaplano! E abbiamo anche una nuova recluta, tanto meglio! E ora via, partiamo! Sua nefandezza, l'imbarco è terminato! Manca però un disertore! Cosa? Partenza immediata, lo ciufferemo subito! Cielo del regno dei funghi. Ehi, voi due là nella stiva, Mario e... come ti chiami? Baffino Verde! Ehi, Mario e fratello verdognolo di Mario, presto giungeremo a Fagiolandia. Premendo start potete aprire la valigia e riordinarla. Poi però dirigetevi subito verso il ponte. E va bene. Direi quindi di raggiungere il ponte, magari esploriamo un po' la nave, quello che c'è da fare. Ultimamente ci sono stati una verrata fra gli sgherri di Bowser. Si stanno esercitando prima di arrivare a Fagiolandia. Pronto? Potete saltare contemporaneamente premendo X. Sì! Quindi... Ah, bello! Pronto? Chi è davanti usi H, chi è dietro B. Sì. Chi è davanti usi H, chi è dietro B. Ah, quindi... Ah, lo ripetono due volte, ok. Ci sta. Oh, ok, ho capito. Pronto? Se vedi un blocco fratelli, cerca di colpire quello del tuo stesso colore. Il blocco del tuo colore, se colpito, si muove in direzione orizzontale. Sì. Facciamo anche noi? Ah, ho perso tempo, ho perso. Ma ci picchia. Dovevo posizionarmi meglio, colpa mia. E vabbè, questo Goomba che fa qui sotto? Non si può rifare, e va bene. Sto scattando le fotografie, ho da fare, quindi non mi parlate. Ok, posso farvi una foto, per favore? Niente, foto? Ok. Ehi, voi due! Sì, voi due baffuti! Tra poco giungeremo nel regno di Fagiolandia, avete il passaporto? Vediamo un po', avete una valigia, giusto? Premendo start, toccando il menu potrete aprirla. Ah, vedo che ce l'avete proprio lì! Dei passaporti nuovi di zecca, c'è forse qualcosa di più bello? Ma un momento, non ci sono fotografie! Così non sarà possibile entrare nel regno di Fagiolandia. Possiamo sempre scattare ora le fotografie. Visto che sua perfidia Bowser vi ha chiamato sul ponte, vi darò la precedenza. Non è difficile. Dovete salire su quel tappetino. Quando siete pronti, salite sul tappetino. Ecco, Baffino Verde, allontanati per favore. Sto per scattare. Ah, ho dimenticato di dirvi, quando si fa la fotografia bisogna restare immobili. Premendo in su, in giù, in destra e a sinistra sulla pulsantiera, scegliete la posa. Allora scatto, un bel sorriso. E adesso tocca a Baffino Verde. Allora scatto, un bel sorriso, perfetto. Bene, adesso avete tutte e due la foto per il passaporto. Direi di vederla, se è uscita bene.
Beh, Mario non è proprio uscito bene, però Mario è quello un pochino più serio del gruppo. Quindi, sì, va bene anche il serio Mario. Che obbrobrio, qui gli occhi sono chiusi, neppure la mia foto del passaporto. Una volta arrivati ogni fagione devo farmela rifare. Ah, possiamo rifare le foto? Che bello. Tu che fai qui? Quello, ma non è qui, sto ma qui. Questo lavoro non è facile, se ci si sbaglia si deve ricominciare tutto da capo. Oh, Mario, sono io, il tipo che si è perduto. Grazie per avermi indicato la strada prima nel regno dei funghi, ero davvero preoccupato. E così sono stato il primo passeggero del tartaplano. Ecco, questa è la ricompensa. Fa bene far del bene. Un altro funghetto, grande. Il fungo One Up penso che sia per la salute. Se non ricordo male, era per la salute. Sono tanti anni che non gioco più a questo tipo di giochi. Dal 2016 almeno. Ehi! Non provate a danneggiare il prezioso carico di sua responsabilità, Bowser! Il ponte? Intendi ponte, è quello laggiù! Ma prima di raggiungere il ponte dovete imparare a non intralciare la sua slealtà, Bowser! Vi insegno le tecniche per la battaglia a due? Ma sì, dai, tanto per... Ispezionate quel barile! Preparatevi, state per incontrare il meglio del truppo di Bowser! Ciao! Sì, distruggiamo il barile, sbaglio a premere. Vai! Let's go! Ehi tu, baffo verde, apri bene le orecchie! Stavo per insegnarti qualcosa di utile, caro baffo verde. Premi B per eseguire delle azioni. Per attaccare, difendere e così via, ti basta premere B. A è per Mario, B per te, non dimenticarlo. Sì, devo premere B in realtà, non X per difendermi però. La difesa di emergenza non va proprio bene. Punti esperienza, ottimo. Grazie per l'aiuto, eh. Ah, dai, un altro nemico, altro bomba, altra corsa. Mario subito un nuovo livello, oh yeah! Abbiamo un bonus da dare. I punti fratelli servono per gli attacchi, i baffi per la fortuna. Io direi che li do in punti salute. Più 3, ottimo! Molto buono. Un attimo! Devo fermare quel Goomba? Troppo veloce, non riesco a prenderlo. Devo prepararmi per l'ingresso a Fagiolandia. Oh, Mario, baffetto verde, potresti aiutarmi? Nel frattempo vi insegnerò un paio di trucchi sulle battaglie e lo farò gratuitamente. Ora, quelli si possono prendere. Basta saltarci sopra e dare vita a una battaglia. Però volevo vedere un'altra cosa prima, eh. Ma la vediamo subito dopo la battaglia. Bene, ora, così si fa. Ah, e poi, se saltate su un nemico quando inizia la battaglia, spererete un attacco preventivo. Avete imparato qualcosina, eh? E se proprio bramate i maggiori dettagli, controllate la guida. E questo mi sa che è bello e che è andato. E anche questo, ottimo. Ci stanno coccolando molto qui, eh. Attenzione perché ci stanno davvero coccolando molto. Luigi ha molti punti salute, quindi darei a lui il bonus in attacco. Più 4, buono. In realtà ricordo che c'era una maniera specifica di assegnare i punti. Il problema è che non ricordo quale. Riuscite a prendere quell'altro? Sì, ma prima voglio vedere una cosa, perché c'erano
dei blocchi nascosti, se non ricordo male. Ma forse non qui sulla vascello di Bowser. O meglio, sul tartaplano. Oh, grazie. Ora sono pronto. Ma... cerchiamo di arrivare da Bowser allora, che ci ha chiamato. Ehi, secondo la guida turistica del regno di Fagiolani, tu sei famoso anche là, Mario. Beh, dov'è che non è famoso Mario? Se colpisci quel barocco, la gru inizia a muoversi, manovrando la gru per spostare i bagagli, capito? Scambia tu Luigi per un bagaglio, un bel pacco. Visto che è andata così, Luigi può fare la vedetta intanto. Sua crudeltà! Tra poco oltrepasseremo il confine tra il regno dei funghi e il regno di Fagiolandia. Molto bene, puoi tornare sotto coperta adesso. Oh no! Ehi, cosa hai da lamentarti? Che cos'è? Per sconfiggere la strega Ghignarda non vi basteranno 100.000 anni. Tu sei la ladra che ha rubato la voce della principessa Peach. Certamente. Me ne torno subito a Fagiolandia a preparare il prossimo piano. Non ho tempo da perdere con gentaglia come voi. So Ghigno. Pensaci tu. Ehi, aspetta! Io sono l'allievo della strega Ghignarda, mi chiamo Sogghigno e sono orrendevolmente felice. Se tirate la caccia per recuperare la voce della sciocca principessa siete falli. La dolce voce di Peach sarà presto il cacio sui maccheroncini piani della strega Ghignarda e questo scontro sarà la ciliegina sulla torta di cacio, la ciliegina finale! E adesso è il vostro turno! Let's go! Oh, subito lotta contro il boss, dai! Mi piace! Dunque, questo come che attacca? Disgusto! Ah, ho capito come attacca, ok. Voi due! Forse sapere come schivare i suoi attacchi? Vediamo quello che dice. Orrore! Quando vedi del rosso... Mario, tocca a te! Gli attacchi dei mostri danno sempre un indizio. Bisogna tenere gli occhi aperti. Orrore! Sì, l'avevo capito. Però... ripetita, Juvan. Ah, Luigi gli fa più male. Ha più attacco allora. Mi vengo addosso! Oi oi, che sbaglio! Perché non ho saltato? Perché lui attacca prima, quindi devo saltare prima. Ok. Oh! Orrore! Ah, fate di queste cose! Vieni a prendermi! Gia gia gia! Certamente, subito! Non ho tempo da perdere con voi disgustevoli! Prendete questo!
Sergente Astro, che cos'è questa esplosione? Conferma, chiedo conferma! Generale Astro, meteoriti confermate! Sono cadute nel piano astrale! Presto andiamo a vedere! Presto, presto! Confine col regno di Fagiolandia. Mario! E sempre da parte non sei, no? E mezzutra che ne conosco maeto. Ok. Beh, direi allora che qui può terminare il primo appuntamento con Mario e Luigi Superstar Saga. Nel prossimo ovviamente andremo avanti e scopriremo i segreti del piano astrale, si spera. Ad ogni modo, in descrizione vi ricordo che trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!